Ci troviamo nell'ambito del Parco Volusia, che è un parco all'interno questo Parco Volusia di 50 ettari, proprio confinante con le strutture del Parco di Veio. Diciamo anzi che proprio all'interno del Parco Volusia ci sono degli angoletti che appartengono al Parco di Veio. Direte voi, sicuramente qui non si costruiscono, e invece tranquillamente una ditta molto onesta e soprattutto molto amica di tante persone è riuscita con alcuni marchingegni a iniziare certi lavori di costruzione, dicono, di due palazzine. È stata bloccata dall'intervento di cittadini che hanno reagito. C'è stato un blocco dovuto a una mancanza sostanziale e questo blocco noi cercheremo in qualche modo di riattivarlo, però tranquillamente questi qui hanno ricominciato a lavorare. Sono 2 o 3 giorni che hanno riaperto i lavori. Voi potete vedere che qui manca il responsabile della sicurezza, come niente fosse, laddove invece il responsabile della sicurezza è un obbligo imprescindibile. Ecco, basterebbe questo per dire qual è la maniera con cui i palazzinari italiani trattano i cittadini italiani, ma soprattutto trattano l'ambiente, perché oggi si parla di tutela dell'ambiente, evviva l'ambiente, tutto deve essere fatto in funzione dell'ambiente, poi quando l'interesse di qualche palazzinaro, probabilmente amico di qualche monsignore, lo dico a ragion veduta, visto chi è il palazzinaro, amico di qualche monsignore o di qualche esponente del PD, allora le cose si spianano subito. Allora, per il momento, cari amici, vi facciamo vedere solo questo. Hai fatto vedere qui che questi hanno costruito. Qui siamo nell'interno del parco, Qui siamo all'interno del Parco Volusia e questi signori con queste scavazioni hanno distrutto alcuni rilevamenti archeologici che in teoria dovrebbero essere intoccabili. Ma comunque ne riparleremo, cari amici, ne riparleremo quanto prima. Aggiungi qualcosa tu? No, sempre so long. Sempre so long. È su corto.